Buonasera e ben ritrovati con diritto di replica. Buonasera a Giampiero Romiti, Buonasera. buonasera a Claudia Feuli e Simona Galizia. Due Buonasera. giovani perché questa sera abbiamo deciso di tornare sulla vicenda politica che sta tenendo banco, almeno su alcuni giornali e alcune TV, quella riferita alle dichiarazioni rilasciate nell'ultima conferenza stampa da l'ex sindaco Moscherini. Un fronte del porto rispolverato da Moscherini. Ne vogliamo parlare con Claudia Feuli del PD e Simona Galizia dell'NCD fino a qualche settimana fa, alla ricerca di una nuova collocazione politica per capire un po', insomma, com'è strutturata questa politica Civitavecchiese, se effettivamente, come dice Moscherini, ci sono dei poteri che la controllano. Direi, se sono d'accordo le nostre ospiti, di iniziare con un contributo in più, perché questa vicenda del fronte del porto, della sfiducia a Tidei ha riaperto il dibattito politico. In particolare ci sono state delle scintille tra il Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Allora iniziamo con un'intervista al coordinatore di SEL Peris, che poi commentiamo insieme alle nostre ospiti e entriamo nel merito, nell'approfondimento della puntata. Allora, se la regia è pronta, iniziamo con il contributo di Peris e poi torniamo in studio. Le ultime dichiarazioni di Giovanni Moscherini hanno riaperto il dibattito sulla caduta dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Pietro Tidei. Qual è la posizione di SEL a riguardo? Beh, io ritengo che le dichiarazioni fatte a caldo da una persona importante che è stata soggetto a dei provvedimenti cautelari risentano sicuramente di quello stato d'animo e chiaramente ha cercato di lanciare un sasso in uno stagno credendo di far allargare diciamo le onde dell'acqua quasi a sommergere qualcuno, ma non sommerge nessuno, vi spiego perché. Perché, viva Dio, la politica e la democrazia è fatto anche di contrapposizioni rispetto a progetti che non vengono portati avanti, dico secondo quelli che sono i dettati programmatici che erano stati alla fonte e che avevano comportato un voto di consenso nei confronti dell'ex sindaco Tidei. E dico, ciò non è avvenuto perché si erano prese erano sorte delle derive rispetto ai punti programmatici e l'operazione che SEL ha fatto e appunto del quale il nostro vice sindaco Enrico, al quale va tutta la mia stima e tutta la mia approvazione per l'operato, è stata condotta sotto le linee guida dettate dal nostro consiglio direttivo, proprio alla luce di questi fatti politici che in un anno e mezzo ci hanno assillato. È originale, d'altro canto, che l'ex segretario Clemente Longarini, al quale sono legato da un'antica amicizia fatta di battaglie studentesche prima, poi di lotte in altri contesti, all'interno degli ambienti del lavoro, eccetera, faccia determinate affermazioni nel momento a seguito, nell'anno e mezzo di giunta Tidei, tutta la nostra sofferenza rispetto alle problematiche di cui parlavo. E noi facciamo delle riunioni settimanali all'interno delle quali io esternavo il mio malessere e Clemente, al quale dico rinnovo va tutta la mia stima personale, allargava le braccia come per dire purtroppo non ci posso fare nulla. E chiaramente a noi questa cosa ha creato determinati problemi politici, perché tutto noi intendevamo fare nell'amministrazione. Intendevamo innanzitutto fare fronte agli impegni elettorali, intendevamo cambiare la città come stavamo facendo, nonostante le risorse messe a disposizione dei nostri assessori erano risorse irrisorie. A titolo di esempio, il nostro assessore Serpente con i suoi compensi doveva co acquistare la vernice per fare la segnaletica per i posti riservati ai diversamente abili. Questo a titolo dico, di esempio minimo. E poi quelle che sono le grandi problematiche, no? Abbiamo parlato di AIA, un'AIA siglata senza alcuna condivisione con noi che stavamo in maggioranza, ma più che altro con la città, con tutte le problematiche che regnano all'interno di questa città, sia di salute sia che di ambiente, dunque ambiente che influisce fortemente sulla salute. Il problema dei talcementi, la vocazione urbanistica di un certo appensamento ricompreso all'interno dell'area ex talcementi, mi sembra Pizzetta 10,
che all'improvviso veniva delocalizzato in PZ4, se non erro, all'interno di un'area che era stata già oggetto di critica da parte di quelli che sono i cittadini. Dunque, poco spazio a quella che è l'edilizia residenziale pubblica, quando l'edilizia residenziale pubblica sia allora, e figuriamoci adesso, soffriva già di grosse problematiche e di grosse carenze. Basti vedere il numero di quelle che sono le famiglie che sono inserite nelle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica. E questo sta un po' tutto quanto il percorso. Io non vedo null'altro, perché l'ho vissuto. E mi spiace che si cerchi di spostare il tiro su altri livelli che a noi come politica non ci competono. A noi interessano gli studenti, a noi interessano i giovani, a noi interessano i pensionati, a noi interessano i cittadini, a noi interessano i senza lavoro, a noi interessano i cinquantenni che perdono il lavoro a 50 anni in questa città, nonostante questa città abbia grosse potenzialità. Moscherini ha parlato di un'azione portata avanti da lui, quindi dallo stesso Moscherini, capo dell'opposizione in quel momento, dal vice sindaco Enrico Luciani e dal presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti. È avvenuto davvero? Mi risulta sicuramente che il nostro vice sindaco ha avuto un mandato specifico per vedere come poter portare alla luce una problematica amministrativa che stava andando verso la deriva. E gioca forza all'interno della democrazia e dell'ordinamento, appunto, che regola gli enti pubblici. Bisogna conseguire una maggioranza per poter mettere in condizione il sindaco di essere sfiduciato, o perlomeno di dare la sfiducia al sindaco per cambiare un attimino quella che è la conduzione e per aprire una nuova fase. Tutto qui, dunque, gioco forza, si è dovuto raggiungere un determinato numero per poter mettere le firme di sfiducia. Come rientra Pasqualino Monti in questa idea, quindi? Non mi risulta che possa rientrare, sono problemi sicuramente di Pasqualino Monti, non sono problemi che possono riguardare me come segretario appunto di Sinistra Ecologia e Libertà. Diverso. Allora, rieccoci di nuovo in studio. Feuli, è bastata una conferenza stampa, quella di Moscherini, per farci tornare nel 2013, ai tempi di quella sfiducia. Poi si era detto, no, varie riunioni tra il PD e le altre forze del centro-sinistra, anche se quella ferita si sarebbe rimarginata, lo strappo si sarebbe ricucito, ma evidentemente non è così. Tra l'altro, per correttezza, volevo dire che abbiamo contattato l'ex segretario Longarini per fare un'intervista con lui, ma ha preferito aspettare il pronunciamento del direttivo che si riunisce questa sera del Partito Democratico prima di rilasciare dichiarazioni. Al tempo stesso lancio un invito sia a Peris che a Longarini per un confronto qui in TV. Ma torniamo a noi, Feuli. Lei che idea si è fatta? Perché qui, stando alle dichiarazioni di Selle, di Peris, abbiamo di fronte un bivio. Da una parte Moscherini, ma anche Longarini nel suo intervento della scorsa settimana, che dicono questa è la certificazione che c'è un fronte del porto, o quantomeno c'è stato per far cadere Tidei. Dall'altra Peris invece dice no, è stata una sfiducia tutta di natura politica, e ha citato l'AIA di Torre Valdariga Nord, l'acqua, l'ex Italcementi. Lei qual è la sua posizione? Ma innanzitutto parto dicendo che mi sembra paradossale che dopo 3 anni stiamo ancora discutendo di questo e che il Partito Democratico dovrebbe discutere di temi, insomma, che stanno sicuramente più a cuore ai cittadini, perché insomma come è andata la sfiducia, visto che già ne abbiamo parlato a lungo, non credo sia più un tema che interessa molto la città. Credo che dovremmo ricominciare a parlare di molti altri temi, il lavoro, lo sviluppo, l'acqua e tante altre questioni. Per quanto riguarda questa vicenda, io credo che chi mette la sfiducia al sindaco sono i consiglieri. E sono i consiglieri, pertanto credo che bisogna ricondurre tutto su un piano politico, perché sono stati i consiglieri appunto a mettere la sfiducia, i tre membri delle liste civiche, anche Flavio Magliani del Partito Democratico, oltre a tutta l'opposizione, certo, ovviamente. Quindi, io riporterei tutto sul piano della politica, perché quello di fatto sono i consiglieri che hanno messo la sfiducia. Come dice appunto anche Peris, loro hanno sostenuto tante motivazioni, hanno portato al loro mulino tante motivazioni,
che ci ha detto adesso abbiamo visto adesso nell'intervento. Io credo che sia stata una scelta sbagliatissima, e questo lo dico e lo ripeto, perché è stata una scelta che ha consegnato la città nelle mani dei 5 Stelle, che è sotto gli occhi di tutti, insomma, che il loro operato è disastroso. Quindi credo che quella sia stata una decisione sbagliatissima, tremenda, che ha fatto male alla città. Dopodiché io credo che sia da riportare tutto su un piano politico. Assolutamente. Ma quindi lei non crede nel fronte del porto, tra l'altro denunciato dallo stesso ex sindaco di lei più volte? Ma io di solito non credo ai complotti, però diciamo che probabilmente c'è stata un'unione di intenti tra varie forze politiche. Insomma, è noto a tutti che poi Moscherini ha fatto, insomma, questa sorta di accordo con Enrico Luciani come vice sindaco. Dopodiché non è Enrico Luciani che ha messo la sfiducia, perché appunto era vice sindaco. Moscherini sicuramente ha aggregato una serie di forze per mettere la sfiducia. Io credo che probabilmente molti soggetti hanno contribuito alla sfiducia. Poi però c'è stata una nuova elezione che noi abbiamo voluto fortemente, perché noi abbiamo creduto, insomma, che la sfiducia di Tidei sia stato un atto sbagliatissimo. Io ho sostenuto con forza il sindaco Pietro Tidei, il candidato sindaco Pietro Tidei. Abbiamo perso, siamo stati bocciati dai cittadini, per cui io credo che sia il momento di andare avanti, guardare avanti. Però il fronte delle porte, e poi passiamo a coinvolgere nel dibattito anche Simona Galizia, il fronte del porto è tornato d'attualità quando c'è stata poi l'elezione che ha portato al rinnovamento, insomma, della segreteria del Partito Democratico, con quella famosa lista che secondo alcuni all'interno del PD era proprio manovrata dal porto. Anche lì, secondo lei, sono complotti, trame oscure più da film che da realtà? Ma no, non voglio dire che siano da film, perché poi queste cose succedono molto spesso. Questa lista, questi ragazzi che adesso tra l'altro fanno parte del direttivo, sono 7 se non sbaglio, e sono comunque ragazzi che avevano già militato, alcuni di loro avevano già militato nei partiti, nel nostro partito e in genere nei partiti di centrosinistra. Lo stesso Valerio Mori, che era il rappresentante di quella lista, è stato segretario della sinistra giovanile, è stato nel... L'ha preceduto come ruolo. Sì, esatto, è stato nei DS per tanti anni, quindi... Sì, forse c'è stata, insomma, una volontà di entrare nel Partito Democratico da parte anche di qualcuno che ha anche in comune, diciamo, un'appartenenza ad un mondo. Dopodiché, ecco, sono anche ragazzi che facevano parte del partito e di altri partiti di centrosinistra. Insomma, Galizia, Feuli dice fronte del porto un po' esagerato, parliamo di contenuti politici. Anche lei crede che alla fine si stia facendo un tanto rumore per nulla? Ma guardate, oggi voi qui avete ovviamente l'espressione di due coalizioni diverse, no? Abbiamo la sinistra e abbiamo la destra nel vostro studio, e avete anche due sicuramente ragazze che hanno fatto gavetta nei propri partiti e che molto spesso sono abituati, magari rispetto anche ai nostri leader, da quelli nazionali o anche a quelli locali, a fare davvero la base del partito, quindi a relazionarsi ai fatti piuttosto che alle strategie politiche e anche di comunicazione. Quindi semplicemente io mi ricollego a quello che diceva Claudia Feuli, dicendo che il TUEL e appunto il testo unico, la 267 degli enti, dà mandato ai singoli consiglieri comunali di porre la sfiducia. Quindi mi dispiace, a meno che a voi non vi vengano altri modi, io non credo ci siano possibilità anche di delegittimare noi stessi consiglieri, che poi tra l'altro, io faccio una piccola parentesi, non è la prima volta che comunque Pietro Tidei viene sfiduciato. Ricordiamolo che Pietro Tidei è venuto sfiduciato anche in un altro comune del comprensorio. Quindi tutti sanno indubbiamente le bravure di una persona politica che ha fatto della sua, tra virgolette, carriera professionale la carriera reale politica, perché mi pare, se non erro, siano più di 40 anni che Pietro Tidei è in politica. E studiando il personaggio a volte si capisce che sicuramente è uno squalo in campagna elettorale, ma poi nel governo della città a volte, essendo un accentratore, rischia di perdere la maggioranza. Inoltre ricordiamo che comunque sia lo scontro, no, tra Tidei e Luciani non è una cosa di oggi, è una cosa di ieri. Quindi ad esempio io, che ero candidata nella coalizione opposta, avevo già la sensazione, ma chissà quanto dureranno, cioè Luciani, Tidei,
hanno sempre avuto anche delle divergenze su dei temi abbastanza importanti. Quindi io credo che, e ricordiamolo tra l'altro, tre consiglieri che hanno sfiduciato Tidei erano della lista Tidei, quindi uh-huh. cioè, parliamo di cose che non succedono tutti i giorni. A volte si parla di sfiducia di sindaco, ma abbiamo sempre l'opposizione pronta, ovviamente anche per l'indole che ha la stessa opposizione di dimostrare che al governo sarebbe meglio. E quindi ovviamente anche oggi, no, se c'è l'opposizione che manderebbe a casa Cozzolino, manca la parte della maggioranza. Il dato di Tidei è stato che è proprio stata la maggioranza, quindi una spaccatura interna, ad averlo portato a casa. E in realtà io, al di là delle appunto chiacchiere, dei complotti eccetera, a volte Civitavecchia sembra quasi House of Cards, che è un grande telefilm, no, di politica, in cui ci sono complotti, sai, si parla del presidente degli Stati Uniti d'America. Noi siamo a Civitavecchia. Però non, chiedo, scusa, poi non viene presa tanto ad esempio come fantascienza, però House of Cards, mi permetta. Sì, però ecco, lì si parlano di interessi molto più grandi. Civitavecchia è sempre stata abituata ad avere degli atteggiamenti, diciamo, negativi di complotto nei colossi, no? Che energetici, anche ricordiamo l'Enel, no? Tutti quanti pensavano che l'Enel potesse avere chissà quali agganci in città. Io nel mio piccolo, perché ovviamente non posso stare nelle teste dei consiglieri comunali, non sono stata consigliere comunale di opposizione durante la giunta di Tidei, ovviamente io al loro posto avrei messo una sfiducia, ovviamente pensando che fosse giusta soltanto riflettendo per le mie azioni. Quindi io non credo ai complotti, credo semplicemente che Tidei ovviamente sia stato tra virgolette bocciato prima dalla sua maggioranza, quindi alcuni della sua maggioranza, dalla appunto questo equilibrio che non aveva Cossel, e poi ricordiamoci bene, mi sembra dopo solo 3 mesi, dopo 4 mesi, insomma, quando poi c'è stata la campagna elettorale reale in cui lui ha dimostrato, no, di avere la forza di ricandidarsi a sindaco, in realtà poi la città al ballottaggio il 67%, diciamo, lo ha sfiduciato. Ecco, quindi la città in realtà gli ha dato un colpo forse più negativo dei complotti stessi e delle... Gian Piero. Ma sicuramente abbiamo così dei punti di vista abbastanza interessanti. Personalmente ai complotti in politica io ci credo, e soprattutto qui a Civitavecchia complotto c'è stato. Ma al di là, e questo non tanto per difendere o per non difendere l'ex sindaco Tidei. Per quanto mi riguarda, qui dopo aver ascoltato il Peris, magari sarebbe stato bello se ci fosse stato anche un esponente di SEL, quantomeno per esprimere che secondo me c'è, così tanto per fare così, la fisica ricorda un po' una formuletta che ad ogni azione dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe corrispondere una reazione uguale e contraria. Per quanto riguarda Selle c'è stata una reazione assolutamente contraria, perché se si è adoperata Selle, vorrei dire a Peris, per portare avanti quell'operazione insieme al commissario, all'attuale commissario dell'autorità portuale e al leader di SEL Enrico Luciani, l'operazione della sfiducia a Tidei, poi ci siamo trovati che SEL da quel consiglio comunale, dove era presente con 4 consiglieri comunali, è uscito fuori letteralmente con le ossa rotte. Quindi evidentemente i cittadini di Civitavecchia non hanno premiato l'azione di SEL, perché oggi a Civitavecchia per la prima volta la sinistra vera, diciamo così, genuina, non perché il PD non fosse tale, ma comunque il PD molto, va raffigurato come centro-sinistra, ma Selle, proprio sinistra dura e pura, al Consiglio Comunale non c'è rappresentanza. Quindi Peris casomai ci dovrebbe dare una spiegazione su questo aspetto. Io invece qui, sia alla Feuli che a Galizia, mi preme fare una domanda. È molto difficile a Civitavecchia il ricambio generazionale in politica? Voi siete giovanissimi, a parte la Galizia che è ex... No, che è ex, no, in quanto come ruolo, ex coordinatrice dell'NCD, e ancora non so come collocarla in questa sede. Lei... Sono sempre stata una donna di destra. Una donna di destra, ma ancora non ha scelto... Poi... Ancora non hanno inventato il partito. Allora, del... E tanto è vero che la prima domanda che le faccio, cara Galizia, è questa qui. Ma la destra sta vivendo un momento di crisi oppure no, secondo lei? Ma alla certo. luce dei fatti che si stanno. E alla Feuli faccio questa domanda. Quanto ci vuole perché nel PD entrano definitivamente le forze nuove
e soprattutto giovani? Allora, cominciamo dalla Galizia. Io la ringrazio perché in realtà quando poi si mette attenzione, no, al futuro dei giovani, anzi molti più giornalisti e molto più anche politica giovanile dovrebbe esserci in questa città. Per me non bastano Feuli a sinistra, Galizia a destra, siamo tutti pochi, questo è il problema della politica, lo abbiamo sempre detto, io molto spesso ospite alle vostre trasmissioni ho detto che mi dispiace perché mentre noi fatichiamo ad imporre le nostre idee, a portare avanti i nostri sogni e a realizzare quello che noi vorremmo, cioè una politica più vicina ai cittadini, ovviamente dall'altra parte poi subiamo anche questa generazione che a volte si tiene proprio lontana dalla politica. Io credo che in questo momento il centrodestra a livello nazionale sia in una fase di confusione totale e Civitavecchia in questo senso possiamo dire che è stato un po' un esempio anticipato di quello che è poi la campagna elettorale che stiamo vedendo. Quasi di fatto quello che sta accadendo pure adesso a Roma, alle porte è una delle cosa, elezioni sì, romane, sì, no? Che ovviamente è successo un po' una cosa simile nella nostra città, nel senso quando non c'è una reale sintesi. Allora, secondo me io credo che in un momento di... quindi il disastro a livello del centrodestra possiamo dirlo che c'è, nel senso che Berlusconi, che ha ancora una grande forza, non riesce a creare una nuova leadership, quindi al di là dei tentativi ancora siamo in una fase di mutazione. Io spero e sono fiduciosa, perché sono ottimista, di mio che ci sia presto una sintesi anche dopo la campagna elettorale di Roma, in modo che si crei qualcosa di nuovo, e per questo io sono uscita dal nuovo centrodestra, perché in un momento in cui all'inizio pensavo che servisse un governo in un momento di crisi stabile che potesse assomigliare alle larghe intese della Germania, dopodiché ho capito che in realtà non potevamo fare la spalla a Renzi, io non condividevo più tante cose, poi mi sono anche chiesta se ci fosse qualcosa che condividevo, perché in realtà quando ci siamo in un momento di caos gli ideali... Cioè lei andava in crisi dopo il patto del Nazareno? No, io sono andata in crisi quando l'Italia... Ma il MCD sta al governo. Sì, infatti sono uscita, quindi io non sono di quella linea, io non sposo più la linea di Alfano, secondo me stiamo perdendo tempo. Cioè, e adesso a quale partito guarda con simpatia della guardi, destra? Guardi, io in questo momento non guardo a nessun partito, perché in realtà sto facendo una riflessione personale. Credo che in questo momento io debba aspettare la sintesi che venga fatta con gli avvenimenti politici che verranno. Sono una persona che può anche stare a casa, può anche non candidarsi, convinta che la politica che intendo io, che è quasi vicina al volontariato, in realtà non c'è e bisogna crearla. Credo che Civitavecchia nel suo piccolo ha ancora un momento di rigenerazione in atto, e come i mutamenti, come tutti i cambiamenti, come la storia ci insegna, ci sono delle resistenze, ci sono a volte degli scontri, e per me è logico, anche se poi a volte ovviamente tutto questo è anche visto al negativo, a volte ci sono dichiarazioni che tendono a scordarsi del passato. Io non scordo nulla, il mio passato è questo, e tutto quello che io ho fatto lo porto in dote. Io sono stata assessore della Giunta Moscherini e sono orgogliosa di aver fatto tutti i progetti che ho fatto, e reputo che io possa essere una piccola parte positiva di quell'amministrazione. Ora, da quell'esperienza si deve sicuramente cambiare con forze nuove, con giovani, con altri ideali, perché la città ce lo chiede. Quando, guardate bene, quando Tidei ha ricevuto la sfiducia del 67% della città, la città non ha soltanto detto a qualche personaggio ora non è più il tuo tempo, la città ha anche dato un segnale a tutti i partiti, a tutte le coalizioni, come la nazione, dando il voto a Grillo, dà un segnale a tutti gli altri senatori e i partiti delle liste civiche hanno recepito questo messaggio, così coinvolgiamo anche Claudia Feuli e mi ricollego anche alla domanda di Gian Piero Romiti, cioè è pronto il Partito Democratico a Civitavecchia per questo ricambio generazionale? Ma io credo, sono d'accordo con Simona quando dice che c'è bisogno di più giovani in politica, che si interessino della politica e che facciano parte della vita politica attiva di questa città. Per questo, insomma, mi sono candidata a segretario dei Giovani Democratici di Civitavecchia e abbiamo messo in piedi un bel gruppo che ha fatto anche un'iniziativa qualche giorno fa, la Primavera Democratica. Abbiamo fatto un'iniziativa sul lavoro, lo sviluppo e il rilancio occupazionale, che è stata un'iniziativa molto partecipata e molto ben riuscita. Io credo che il Partito Democratico sia
una grande comunità in cui c'è bisogno di tutti, perché c'è bisogno comunque di persone con più esperienza e meno esperienza, c'è bisogno di tutte le anime che lo compongono. Credo però allo stesso tempo che sia arrivato il momento per alcuni di fare un passo non indietro ma di lato, perché credo che l'esperienza di queste persone che hanno fatto la storia di Civitavecchia, che hanno contribuito in maniera positiva a migliorare questa città, debbano comunque mettersi al servizio magari anche di una nuova classe dirigente che possa imparare un po' da quello che è stato fatto e cercare di mettersi in prima linea. Io credo che sia arrivato il momento per alcuni di, insomma, appunto di far spazio, di mandare avanti una nuova classe dirigente, quindi ben venga Simona, ben vengano tutti i giovani che anche negli altri partiti si mettono in prima linea per formare una nuova classe dirigente. Insomma, diceva bene Simona, il segnale che è arrivato a tutti i livelli, cioè l'esplosione del Movimento 5 Stelle ha dato un segnale forte, che la politica deve dare un segnale di cambiamento. E il mio partito, secondo me, lo sta facendo a tutti i livelli, sta dando un segnale di cambiamento. Anche locale? Anche locale, stiamo cercando insieme ai Giovani Democratici, insomma, di farci avanti, di portare le nostre idee, perché comunque io sono convinta che essere giovani non è di per sé un merito, quindi i giovani non devono essere premiati per il semplice fatto che sulla carta d'identità c'è scritto nato, facciamo la fine delle quote rosa, esatto, nato nel 90, nato nel 91, bisogna che i giovani dimostrino di saper fare, quindi si devono fare iniziative, si devono portare avanti progetti, si deve stare nel partito, si deve fare comunque quella che è la gavetta legittima di tutti e si deve dimostrare di saper fare. Io credo che, appunto, come dicevo, il mio partito anche a livello nazionale stia facendo molto. Io ho appena concluso la scuola di formazione di partito, perché il Partito Democratico ha deciso di fare questa scuola di formazione e abbiamo fatto 5 weekend, ma ce ne saranno anche altri 2 in realtà, di formazione con ministri, professori, che è stata una scuola molto importante. Quindi che si è goduta l'intervento del nostro Premier? Gli interventi del nostro premier. Gli interventi, perché è venuto a tutte le elezioni il nostro premier. Per cui lei domenica non andrà a votare. Allora io alle trivellazioni. Io andrò a votare. Ah, non si astiene. Non mi astengo. Ah, ecco. No, io non mi astengo. Questa è la notizia. Anche se credo che l'astensione nei referendum sia legittima e ce lo dice la nostra Costituzione, mentre invece sulle elezioni io non posso non invitare sempre tutti casa per i cittadini, casa, ogni voto è utile. Esatto, ad andare a votare. Io credo che sul referendum abrogativo ci sia sia legittimo non andare a votare. Io però andrò a votare perché comunque credo nella partecipazione democratica, andrò a votare e quindi insomma io invito i cittadini semplicemente io a... Io non le chiedo sì o no perché sarebbe troppo. La provocazione l'accetti, no. Però allora le faccio questa domanda, ritornando al discorso di prima e quello che naturalmente poi ha arricchito anche Francesco. Ma lei trova resistenza nella vecchia guardia dell'attuale PD qui a Civitavecchia? Cioè fate fatica secondo lei così a trovare un po' un pertugio per poter sfondare? Ma come dicevo, il Partito Democratico è composto di tante anime, quindi ci sono sicuramente persone che hanno scelto di mettersi da parte e favorire. Invece c'è da gente parte che è ancora arroccata su. Esatto, di non mettersi in più prima linea, quindi di non cercare più ruoli di un certo tipo e di mettersi al servizio nostro e quindi di essere anche, alcuni diciamo fanno un po' il padre nobile di questo rinnovamento, ci aiutano e ci fanno crescere. Altri soggetti diciamo che sono un po' più arroccati sulle loro posizioni e tentano ancora un po' di prendere la scena, dopodiché io credo che comunque saranno in grado di mettersi anche loro al nostro fianco e di darci una mano, perché la loro esperienza è molto utile per noi. Ma alla luce di questa partecipazione al corso di formazione, perché io ricordo, non me ne voglia, torno sempre a qualche anno fa quando ci fu appunto l'elezione con la sconfitta di Titei e la vittoria delle 5 Stelle, tra le analisi del voto che facevamo proprio anche a caldo in diretta con Gian Piero Romiti, tra le ragioni della sconfitta ci fu questa analisi rispetto anche a quanto stava accadendo nel resto d'Italia, che a Civitavecchia l'effetto Renzi non si era sentito. Alla luce della sua partecipazione a questi corsi di formazione, il PD di Civitavecchia in percentuale quanto è renziano? Allora, il partito... Si permette anche l'aggiunta polemica, alla luce anche del fatto che questa sera c'è il direttivo per prendere una posizione su una conferenza stampa che è vecchia di 2 settimane di Moscherini. Quindi non mi sembra proprio tempi
alla Renzi, insomma, penso che Renzi già sarebbe uscito il giorno stesso, se non il giorno dopo. Renzi ha dei tempi molto rapidi, Renzi insomma è poi Renzi molto... è Renzi, quindi Renzi immagino è Renzi. Per lei sia sul... È il segretario del mio partito, quindi insomma, rispetto al segretario del mio partito, non abbiamo fatto una scuola di indottrinamento, non è che ci ha detto non andate a votare o votate quello o votate quell'altro. Non vi hanno insegnato il toscano, insomma. No, non ci hanno indottrinato, ci hanno formato e non era l'unico relatore, tra l'altro c'erano tutte le correnti, c'è stato Cuperlo, ma c'è stato Macaluso, c'è stato Reichlin, quindi insomma abbiamo avuto esponenti un po' di tutte le... Allora c'era anche la vecchia guardia. C'erano tutti, tutti, assolutamente. E, quindi, allora... mi sono persa. Quanto è renziano, il PD renziano? No, in allora, percentuale? Dicevo, appunto, a questo corso diciamo eravamo 370 ragazzi, tutti under 35, che hanno un po' tutti espresso le loro difficoltà a comunque confrontarsi poi nei loro circoli sul territorio con la vecchia guardia, perché c'è ovunque e diciamo noi dobbiamo cercare di prendere il nostro spazio. È ovvio che il nostro partito a Civitavecchia ha dei tempi un po' più lenti e dovrebbe un po' adeguarsi ai tempi più veloci che comunque sono quelli dei nostri giorni, perché con Facebook, con i social, insomma, Twitter, Twitter insomma è tutto molto più rapido, quindi anche noi dovremmo cercare di velocizzarci. E dopodiché il nostro partito è renziano, il nostro partito è un partito composto di tante sensibilità. Noi dobbiamo dimostrare di meritarcelo il nostro spazio, perché anche Renzi, insomma, non è che quando è arrivato hanno detto prego, si sieda e si prenda il suo spazio. Insomma, noi dobbiamo dimostrarlo di meritarlo. Quindi... Questa Galizia che rischia di diventare una tranquilla casalinga, dopo aver fatto veramente interpretato tra l'altro molto bene, e questo glielo riconosco, la parte di una battagliera politica. Ma io sono battagliera. Ecco, ma va bene, però quello che ha detto prima lei non rischia di diventare un messaggio però non troppo positivo proprio per le giovani generazioni? Lei dovrebbe essere la prima così ad incitare i giovani del centrodestra o della destra così a riunirsi, a fare quadrato per poter veramente tornare un'altra volta a far sentire la propria voce. Allora, guardi Romiti, io credo che non debba essere confusa l'opinione che ho nella generazione che si allontana dalla politica, dalla forza però che metto ogni giorno quotidianamente nel portare avanti la mia politica. Io sono sempre stata una delle poche convinte che coordinatore di un partito, segretario di un partito, assessore, consigliere. Mi dica lei, Romiti, qual è la differenza nel risolvere un problema a un cittadino? Noi viviamo in una città talmente piccola che anche se non si arriva al ruolo di sindaco, se non si va oltre la nostra città, nel nostro piccolo possiamo fare forse molto di più di tanti altri politici che magari prendono la politica come trampolino di lancio o come ambizione personale. Quindi quando io oggi mi sto ovviamente occupando di un'associazione anche di volontariato e risolvo dei problemi che secondo me sono gravi, io credo di essere rispettosa per il ruolo che i cittadini mi hanno sempre dato. Ogni anno prendo più voti, ogni volta che mi candido aggiungo delle percentuali di voto che sono notevoli essendo giovane, e quindi io credo che le persone che poi mi conoscono continuano nel tempo a darmi fiducia, semplicemente perché al di là di un partito, di uno schieramento o al di là delle chiacchiere, io penso solo ai fatti. E come sono mai purtroppo... non si trova sugli scranni dell'Aula Pucci? Io non mi trovo sugli scranni dell'Aula Pucci semplicemente perché il centrodestra, come succederà a Roma, si è diviso, e quindi questo è quello per cui nel momento in cui, ripeto, c'è un ricambio generazionale, nel momento in cui c'è una fase di cambiamento, è normale che ci siano anche delle sconfitte, ma io a differenza degli altri o a differenza di qualcuno oppure insieme a qualcun altro che la pensa come me, credo che nel momento in cui si rimane a casa si ha possibilità di fare innanzitutto autocritica, se ci fosse bisogno di fare autocritica, ma si ha davvero il tempo di creare una nuova classe dirigente, di creare qualcosa che i cittadini ci hanno chiesto. Ma c'è lo spazio? C'è uno spazio, io perché sono io torno ottimista. A House of Cards, che da amante dei complotti e delle trame oscure, voi mi avete smontato una trasmissione in apertura e va bene, però perché qui secondo me torno un attimo per puzzecchiarvi un po', perché nella famosa conferenza stampa di Moscherini, a cui voi non credete neanche per un secondo di quello che ha detto, lui chiama in causa anche l'autorità portuale, no? Dicendo che c'è stata questa operazione condotta da lui come capo dell'opposizione, Luciani come capo della fronda contraria a Tidei, e c'era anche l'allora presidente Monti.
Nella sua replica, correggimi Giampiero se ho capito male, Peris in sostanza dice: ma Monti, chiedetelo a Monti, Selle, che c'entra con Monti? Quindi non è che dice Monti no, non ha partecipato. E tra l'altro un po' mi sorprende il fatto che dopo 2 settimane nessuno abbia detto, neanche Luciani, no, io con Monti non mi ci sono visto. Però insomma Moscherini lascia intendere che ci siano, se non in fronte del porto, scegliete voi il nome, qualche potere un po' più alto della politica che sembra quasi controllare o quantomeno manovrare la politica. Anche qui, sempre citando la fiction statunitense, è solo fantapolitica o c'è questa libertà per la politica, soprattutto per i giovani, di agire liberamente? Allora, guardi, io penso che comunque queste ovviamente siano domande da fare a Moscherini, quindi non è che noi vogliamo, crede. Ecco, lui dice quello che può pensare, lo può dire per qualsiasi motivazione valida. Ammesso che sia vero, quindi purtroppo, ecco, ripeto, io a forza sono troppo concreta a volte, ripeto, cioè ammettere che sia vero quello che dice Moscherini significa pure far passare da scemi, tra virgolette, gli altri consiglieri che hanno sfiduciato. Io non sono stata consigliere, quindi non ho partecipato alle riunioni per la sfiducia di idee, quindi comunque direi una cosa non esatta. Questo è semplicemente un dato di fatto. Dopodiché però chiedo scusa, perché Feuli è giovane segretario dei Giovani Democratici, lei è stata anche assessore, quindi insomma ha più esperienza, non me ne voglia la Feuli, ma si sarebbe aspettata qualche presa di posizione ufficiale in più in questa vicenda? Perché a me sembra tanto che c'è, che ormai chiunque dice, abbiamo avuto per esempio qualche settimana fa il sindaco Cozzolino che nel commentare tra l'altro gli arresti domiciliari per Moscherini ha detto i nodi arrivano al pettine, in questa città insomma c'è stato se non sbaglio, il malaffare dilagante, come se fossero stati tutti ladri, e tra l'altro ci sarebbe da chiedersi, si comincia a porre fine all'era dei malfattori, come se la magistratura ha dormito per decenni. Cioè, lei si sarebbe aspettata in questo caso specifico del fronte del porto sì, fronte del porto no, che qualche diretto interessato prendesse posizione, oppure tanto l'ha detto Moscherini? Guardi, dipende sempre da come una persona imposta la sua vita politica e la comunicazione della sua vita politica o il ruolo istituzionale, quello che vuole comunicare. Se una persona gli piacciono le polemiche, certo, qualcuno doveva rispondere. Se qualcuno preferisce non entrare in polemiche sterili, neanche bisogna dire silenzio assenso, perché non è questo caso di dire questo. Io dico soltanto che non condivido assolutamente quello che ha detto il sindaco Cozzolino, perché io non sono mai stata una persona che ha denigrato Tidei nel personale, ad esempio. Cioè, per me gli affari che può avere Tidei e la sua famiglia, a me non mi interessa nulla. Io guardo quello che è stato il mandato di Tidei e decido di essere all'opposizione di Tidei, perché non condivido il mandato che ha avuto né da sindaco né da sindaco nel 98 né quando è andato via da Civitavecchia per fare il parlamento. Io non ho condiviso e non condivido, anche essendo una donna di destra, la politica di Tidei semplicemente dai fatti che fa Tidei. Questa è una cosa chiarissima. Sui complotti, in questa città ci possono essere anche complotti come dite voi, ma i complotti cosa significa? Che due consiglieri comunali prendono un caffè e decidono se sfiduciare Tidei? Certo, questo è possibile. Io quello che non trovo possibile, visto che non trovo poi diciamo il corrispettivo positivo, no, da questi complotti, non li trovo, perché alla fine non c'è stato un corrispettivo positivo dal far cadere o non far cadere Tidei. Come diceva giustamente Claudia, non è mai una cosa positiva comunque quando un'amministrazione viene sfiduciata, perché tutti noi siamo responsabili di una politica che non va bene, di una politica che non dà la possibilità di far crescere i giovani. Quindi anche io, anche essendo convinta che per me Tidei non fosse stato un bravo sindaco o un ottimo sindaco, e quindi potevo essere felice della sfiducia di Tidei, certo, sono stata maggiormente felice quando ho visto che i cittadini erano nella mia stessa linea d'onda, nel senso che lo hanno sfiduciato realmente con il ballottaggio contro Consolino. Poi dopo cosa succede? Che rimangono i fatti, e quindi se qualcuno non vuole rispondere, semplicemente penso che sia per io, non avrei risposto neanche io in questo caso, semplicemente perché io non sono tipo da fare polemiche. Io rispondo ai fatti di Tidei, rispondo alla giunta, rispondo ai suoi problemi. E una cosa possiamo dirla, al di là dei complotti, Tidei ha avuto realmente dei problemi con la maggioranza? Sì, svariati, incredibilmente, tantissimi. Ha avuto problemi seri anche con il suo assessore Roberta Galletta, che poi è andata via e addirittura è migrata nel Movimento
Movimento 5 Stelle. Quello che però dico ancora di più, perché sono onesta, politicamente vi dico che neanche accetto però che da queste polemiche sterili Cozzolino ne prenda, come si dice, il privilegio di aver fatto che cosa? Lui non ha fatto assolutamente nulla, cioè lui non ha contribuito a fare nulla. Lui è responsabile del suo anno e mezzo di amministrazione, che secondo me neanche sta andando tanto bene, perché bisogna dire come stanno le cose, che i servizi base del comune, il trasporto pubblico, i disabili, Striscia la Notizia, eccetera, perché anche lì, allora Striscia la Notizia chi l'ha mandata? E allora io invece penso ai fatti, penso che invece è reale, che quando ci sia una città governata, addirittura in questo momento in cui tutti noi ci dobbiamo prendere le responsabilità del passato, c'è anche un'amministrazione che su alcune cose non è lacunosa, ma è proprio incompetente, secondo me, è normale che poi chissà che se cosa si pensa a dei complotti. In realtà io non credo assolutamente ai complotti. Molto chiaro. Credo che noi abbiamo la responsabilità a destra, come lo ha sicuramente la mia coetanea Claudia Feoli a sinistra. Io non starò a casa mai, nel senso che la politica secondo me va fatta però nel mio modo di fare, quindi accanto ai cittadini. Se starò al Consiglio Comunale nei prossimi anni, ma c'è lo spazio, speriamo, in questo tipo di politica? In questo tipo di politica abbiamo 3 anni di fronte, abbiamo tanto da costruire, abbiamo da perfezionare. O arrivate a un certo livello più di là non si può andare. Guardi, io le dico una cosa, con me mi prendeva prima in giro, vi diceva, forse sarà una casalinga, no. Faccio anche quello, facciamo tutto, però dico una cosa, ad oggi sia Claudia e sia Galizia, sia Feoli, scusami Claudia, e sia Simona Galizia, ma chi ce lo fa fare a far politica? È questo che lei da padre potrebbe dirci, è questo che potrebbe consigliarci. Perché chi ce lo fa okay? fare? Chi ce lo fa fare in un momento in cui il clima non è bello, in un momento in cui c'è questo ricambio generazionale, in cui ci obbliga noi ad avere occhi molto attenti a capire qual è la nostra strategia? Siamo in realtà l'ultima ruota del solo carro. Questo? Ma forse non ve lo fa fare pure il fatto che non viene premiata la meritocrazia? Io non posso dire questo, ad esempio. Ah, non lo può io dire. Non lo posso dire, perché io sono stata eletta in circoscrizione, al di là che non sono stata eletta in quest'ultima tornata, perché ripeto, era difficile, il centrodestra era spaccato, avevamo i sondaggi, so. Non è che succede sempre che il centrodestra è spaccato in tre, cioè avevamo Forza Nuova che aveva candidato sindaco, cioè avevamo Forza Italia che stava, noi che avevamo una, cioè, capite bene che fare il consigliere comunale era quasi un miraggio. Un'impresa. Io mi sono candidata ugualmente, a differenza di tanti che per esempio sono stati a casa e non si sono candidati, perché il problema non è essere eletto, il problema è dare il proprio contributo per una politica in cui si crede. Benissimo. Feoli, senta, sulla meritocrazia sentiamo anche. Esatto, a parte poi oltre alla meritocrazia, cara segretaria Feoli, oltretutto io le faccio questa domanda, lei proprio per il ruolo che svolge e che ricopre, che giudizio dà su questa giunta, a prescindere dai pregiudizi che ci potrebbero essere, no? Uso condizionale dal punto di vista politico, ecco, ma come cittadina di Civitavecchia, si spogli un attimo dal suo ruolo di segretaria della giovanile, dei Giovani Democratici. Come cittadina di Civitavecchia, come soprattutto come giovane civitavecchiese, che giudizio dà sulla giunta pentastellata? Io credo che questa giunta sia una giunta completamente... Cerchi di dimenticare che è del PD in questo sì, momento. Sì, no, ma io mi spoglio dal mio ruolo e dico che questa giunta è una giunta completamente inadeguata, è una giunta che non sta rispondendo ai problemi reali dei cittadini. Ma perché? Io, spieghi perché? Io parlo da cittadina in questo caso, io credo che stiano facendo moltissimi errori, credo che la loro... Allora, innanzitutto non c'è un progetto di sviluppo per questa città, non hanno dato una visione della città, non si sta dando nessun progetto per questa città, si è completamente persa di vista il ruolo dei servizi sociali, la gente ci viene a cercare perché ci dice al comune non ci ricevono, non ci si fila nessuno, non c'è, come diceva Simona, il trasporto pubblico per i disabili, ci sono problemi per le associazioni, ci sono problemi per le case popolari, ci sono problemi per i sussidi, ci sono problemi di ogni tipo, ci sono i problemi per quanto riguardano le partecipate, non si sta dando una soluzione, ci sono problemi sulla cultura perché questa amministrazione non sta investendo sulla cultura. Io ho fatto da pochi giorni, sono uscita sulla stampa per quanto riguarda il Traiano, perché io sono stata contattata da tantissime compagnie teatrali di questa città che sono deluse dall'operato dell'amministrazione. Perché?
sono delusa dall'operato dell'amministrazione perché non sono state coinvolte in questo nuovo progetto, in questa nuova scuola teatrale. Tante compagnie sono state completamente escluse perché non sono state neanche interpellate, non c'è stato nessun bando, non c'è stata nessuna volontà di coinvolgere le realtà locali, che sono importanti. Non c'è una volontà di aiutare, per esempio, tutte quelle associazioni sportive della città, anzi, in molti casi si alzano gli affitti delle strutture, non si danno contributi. Questa città è una città che adesso sta veramente arrancando, per non parlare del fatto che è una città sporchissima, una città che comunque ha dei problemi con l'acqua, ha dei problemi con le buche, ha dei problemi veramente, non si capisce l'amministrazione da che parte vuole cominciare, perché comunque non ha, come dicevo all'inizio, non ha un progetto. Non ha una visione, quindi non sta programmando il suo operato. Va così, alla giornata. La Giunta però dice che ha raccolto un'eredità pesantissima. La Giunta dice che ha raccolto un'eredità pesantissima. Lei lo sa benissimo, no, questo? Sicuramente c'è un'eredità pesantissima, che però si eredita da lungo tempo e che ha ereditato anche l'amministrazione di Dei. Io qui voglio tra l'altro dire, perché Simona giustamente dice che dal suo punto di vista, insomma, è stata contenta della sfiducia del sindaco di Dei. Io non sono stata assolutamente contenta, perché io credo che l'amministrazione di Dei invece stesse facendo un ottimo lavoro e credo che stava facendo quel lavoro diretto, insomma, al risanamento di questa città e che se avesse avuto il tempo magari avrebbe ottenuto qualche risultato. Ovviamente una sfiducia dopo 18 mesi distrugge un po' tutto, e credo che quello che dicevi prima, che diceva prima sulla penalizzazione che ha avuto SEL anche in Consiglio Comunale, è stato anche per questo, nel senso che comunque c'era un mandato popolare nel 2012 che dava al sindaco di Dei il compito di governare per 5 anni. Dopo un anno e mezzo qualcuno ha deciso di sfiduciare l'amministrazione di Dei, e quindi è normale che molte persone che hanno sfiduciato sono state penalizzate, perché non sono stati solo quelli di SEL, ma quasi tutti quelli che hanno messo la sfiducia sono stati penalizzati. Poi però è ovvio che noi ci siamo ricandidati, io ho sostenuto, abbiamo perso e dobbiamo andare avanti. Dobbiamo cercare di dare le risposte ai cittadini. E qui evidentemente, si allunga il sospetto del fronte del porto. No, qui si allunga. E come no? Sulla sconfitta? No, sul fatto di mandare a casa l'amministrazione. Per quanto riguarda mandare a casa l'amministrazione, io infatti ho detto è stata una scelta sbagliatissima. SEL la riconduce a un piano politico, i consiglieri che hanno sfiduciato l'hanno sempre ricondotta a un piano politico. Io, se poi la scelta dell'interlocutore o il mediatore diciamo delle trattative è stato un altro soggetto esterno, non lo so. Questo però non abbiamo modo di saperlo, e onestamente non posso, anche per la mia avversione nei confronti dell'ex sindaco Moscherini, non posso credere che le sue non dichiarazioni era la simpatia personale la lascio da parte, assolutamente, certo, è un avversario politico, diciamo, che con cui comunque abbiamo avuto dei trascorsi, perché non possiamo dimenticare la campagna elettorale di Tidei Moscherini, che insomma è stata una campagna elettorale molto dura, avvelenata, molto violenta, quindi noi ricordiamo anche i sistemi di Moscherini, quindi io non posso assolutamente affermare che dal momento che l'ha detto Moscherini è una cosa certificata, non ce la faccio, è proprio non è nelle mie corde. Pur volendo non ci riesce. Non ci riesce, soprattutto perché è Democratico di Sinistra pentito. È un ex DS, quindi sì, pentito. E cara Galizia, qui la Feuli picchiatura, anche lei ha lo stesso. Beh, penso così, su questo sarete d'accordo. Dà no? Lo stesso giudizio su questa, questa giunta? Ma ovviamente è quasi normale che, lei abbia un giudizio così della giunta Moscherini, altrimenti stava con noi. È assolutamente normale che io abbia un giudizio negativo di Dei. Allora, guarda, 5 Stelle, io qui, bene o male, Francesco, ho sempre voluto sfatare questo mito. Nel senso che io do soltanto anche qui un fatto positivo al 5 Stelle a livello nazionale, che ha dato, diciamo, una svegliata ai partiti, nel senso: guarda che state andando dove non dovete andare, ricollocatevi perché i cittadini sono lontani dai partiti. Cambiate il modo di operare, fate meritocrazia. Beh, l'assenteismo docet, no? Anche se. Notando dei caratteri all'interno dei regolamenti anche del Movimento 5 Stelle, in realtà quello che dicono i 5 Stelle sono quelli che dicono i Dem, quello che dicono quelli di centrodestra, cioè nel senso tutti vorremmo fare quello che nelle nostre carte di partito è scritto. Purtroppo poi non siamo tutti, perché io sono sempre convinta che nel partito ci sono anime diverse, quindi sia a destra che a sinistra, che nel Movimento 5 Stelle ci sono quelli bravi, quelli che rubano,
fino a prova contraria, forse rubano, però che abbiamo la sensazione che non fanno politica, diciamo, per gli interessi dei telespettatori che ci stanno seguendo, quelli che, poverini, sono imbecilli e sbagliano facendo politica. Poi ci sono quelli che sono intelligenti ma perdono fiducia e quindi abbandonano la politica. Cioè ci sono tante anime che sono poi le sfaccettature dell'essere umano, che fanno parte di tutti i partiti e che nessuno può avere il privilegio di dire io sono onesto perché sono dei 5 Stelle, perché questa è una cosa che io non ci sto, come dice lei Romiti, io sono battagliera. No, ecco, io su questo non ci sto, perché l'onestà non è assolutamente data dall'appartenenza di un partito. Quindi io posso essere onesta e essere di centrodestra, la signorina Feoli è onesta e fa parte del centrosinistra e non è detto che quello del Movimento 5 Stelle sia per forza onesto. No, ma io ascolto con attenzione, certo. Questo, anche perché io faccio un'osservazione così, quando ancora eravate in fasce, Giorgio Gaber già cantava cos'è di destra e cos'è di sinistra. Insomma, voglio dire. Sì, ma quindi, infatti io penso anche che quello sia l'approccio, Claudia, iniziale che una bisogna persona. Dirlo questo, no? Ma questo è l'approccio iniziale che ha anche una persona nel momento in cui fa politica. Hai la sensazione di appartenere a una parte o all'altra. Oggi ci sono tre parti, anche, no? Perché oggi ce ne fanno tre. Anche i nostri amici Dem, no? Con le contaminazioni verdiniane, insomma. Vabbè, quello a livello nazionale. Io concludo il discorso, poi lascio la parola a chi volete. Quindi, cioè, detto ciò, la Claudia, va bene. No, finisco il ragionamento, perché anch'io penso che questa amministrazione non debba essere perfettamente in linea con l'onestà o con la competenza, perché nella Carta dei diritti del Movimento 5 Stelle c'è scritto che loro sono onesti e competenti. Quindi io giudico sempre i fatti. Allora, al di là delle rigidità, che purtroppo io mi stanco, nel senso che un'amministrazione che ci sta da 5 anni, si sono cambiate, no? Giunta Desio, poi c'è stato poi Saladini, poi c'è stato Moschini, poi c'è stato quello, poi abbiamo avuto 50 anni di sinistra, perché poi uno dovrebbe andare a prendere tutto quello che ha fatto la sinistra. Io parlo di fatti. Secondo me qualsiasi ente pubblico a livello nazionale, in questa fase in cui ci sono i tagli, le finanziarie, tutti stanno subendo, anche dal punto di vista dei bilanci, delle cose da stratosfera. Nessuna municipalizzata, mi trovate una municipalizzata nel territorio italiano che possa chiudere un bilancio inattivo. Ci sono alcune cose che anche a livello di sistema finanziario degli stessi enti pubblici devono cambiare. Abbiamo anche qui una fase in cui secondo me ci saranno dei cambiamenti, poi privatistico, pubblicistico, si vedrà, ognuno ha le sue idee. Civitavecchia secondo me ha vissuto una fase in cui secondo me i tagli della finanziaria sono partiti tanto tempo fa, l'Italia ha vissuto una crisi mondiale catastrofica, quindi non stiamo dicendo che il comune Civitavecchia è un'isola, che è San Marino, Civitavecchia era una delle città in cui comunque vicino Roma subiva anche la disoccupazione, subiva tantissime cose, quindi io credo, e mi permetto di dire l'unica cosa forse positiva che io abbia mai detto per i governi anche di sinistra, ma perché voglio essere onesta, che i sindaci che hanno preceduto comunque sia il sindaco Cozzolino siano stati sindaci che perlomeno avevano una visione, una lungimiranza negli atti pubblici, anche una capacità di gestire l'ente pubblico, che ad oggi bisogna ammetterlo. Fare il sindaco, fare l'assessore, fare il consigliere comunale non è una passeggiata. Io ancora ad oggi, quando vedo alcune delibere e mi vado a vedere gli articoli a cui fanno riferimento, ho difficoltà, perché la 267, i Deorsi, la paesaggistica, tutto cambia. Questo è benissimo. No, ok, allora oggi bisogna... Però qui c'è la notizia, perché la Galizia, in fin dei conti, è giustifica in un certo modo anche i pentastellati. No, io dico, quando una persona si candida a sindaco, è coerente, non può, che ha detto dopo lei. Due anni, dire la colpa di chi è. No, la colpa è tua, scusa. Altrimenti se non sei capace di anche andare a mettere le mani sui disastri, come dici tu, perché quando ti sei candidato lo sapevi se era disastro o se era un prato verde con i fiorellini, ad oggi sei responsabile di dire continuo perché ho le soluzioni, se no non continuo perché io le soluzioni Però lei, Galizia, mi permetta di dire che un primo passettino per diventare pentastellata già lo sta facendo. Però voglio dire. Che in un'altra trasmissione lei ha detto che diventava renziana. Oggi mi dice che divento grillina. Ma perché lei non mi riconosce nel centrodestra? La colpa è la sua, che ancora non ha trovato la nuova casa. No, Galizia, io dico un'altra cosa, io non andrò mai a sinistra, lo posso dire. Proprio so a casa, vabbè, non c'è problema. L'ho detto, non l'ho detto. No, di e sinistra, non sarò neanche mai grillina, perché l'approccio che hai con l'area a cui pensi di appartenere, ce l'hai il primo giorno in cui decidi di fare politica. Poi io sono convinta che puoi cambiare la tua area
area d'appartenenza, e quindi il centrodestra, se sta a questi livelli, ha un momento di confronto interno, guerre, non guerre, ma io la chiamo dialettica perché la voglio sempre vedere dal lato positivo, non è colpa mia se devo aspettare un momento di cambiamento, lo aspetto, sarò a destra, verrò da Romiti a dirle, ecco. Posso essere considerata benissimo. Una donna di destra? Io la tengo a braccia aperte. Ecco. No, volevo fare un passaggio sulla competenza e sulla meritocrazia anche nel Movimento 5 Stelle, certo. Perché perdonatemi, io devo farlo una piccola critica, perché nel Movimento 5 Stelle io la competenza e la non meritocrazia... Non tiro in ballo la rete, No, tiro in ballo la rete, insomma, è il fondamento del Movimento 5 Stelle, quindi non si può non tirare in ballo il Movimento 5 Stelle, la rete, quando si parla di Movimento 5 Stelle, però io la competenza e la meritocrazia lì onestamente non la vedo, perché lo slogan del Movimento 5 Stelle, uno vale uno, per me è sacrosanto nel momento in cui si dice che tutti hanno il diritto di poter fare qualsiasi cosa, dopodiché io non vado a fare il medico. Lei è gentile perché stavo mangiando Casaleggio, quindi va benissimo, ci sta. È ovvio che io domani non vado a fare il medico perché non ho studiato per fare il medico, così come se io voglio fare politica devo studiare per fare politica, devo fare formazione, devo fare la gavetta, devo fare la militanza, devo fare tutto quello che è il percorso per fare politica. E quindi il Movimento 5 Stelle, in cui abbiamo visto tanti esponenti del Movimento 5 Stelle a livello locale ma anche a livello nazionale, perché in Parlamento il vicepresidente della Camera Di Maio ha preso 130 like su YouTube per diventare parlamentare, diciamo, io e la Galizia abbiamo preso credo 3 o 4 volte di più i suoi voti, fa il vicepresidente della Camera e non aveva esperienza politica precedente, quindi questo non facciamo le casalinghe io no, però non sarei in grado, però diciamo che comunque questa non è meritocrazia, questa insomma non mi sembra il premio alla competenza, quindi è vero che il Movimento 5 Stelle ha dato un segnale, cioè, ai partiti, c'è bisogno che si cambi perché evidentemente c'è qualcosa che non va, però non è quello il sistema, si deve ricominciare a premiare la competenza e la meritocrazia. Io vorrei chiudere con una riflessione che è anche una domanda, proprio collegandomi a questo uno vale uno, perché tra le novità introdotte dal Movimento 5 Stelle, almeno che ci si aspettava introducesse la vittoria delle 5 Stelle, si parlava di questa politica che sarebbe diventata di nuovo più, se non alla portata, più vicina ai cittadini. Nella vostra analisi negativa dell'azione dell'amministrazione comunale avete elencato una serie di temi, però se poi andiamo a vedere, nel momento che ci deve essere o ci dovrebbe essere il coinvolgimento dei cittadini, si registra un vuoto che forse è anche più grande e forse anche più preoccupante di qualche anno fa. Faccio un esempio, le società partecipate che diceva Simona Galizia, ricordo durante la giunta di Dei, assemblee molto animate con i lavoratori, qui è da qualche mese che non se ne parla più, lei parlava dei problemi per esempio dell'idrico, c'è stato un consiglio comunale aperto sull'emergenza idrica, l'aula Cuccia era sempre vuota, l'altro giorno c'è stato, e chiudo l'elenco degli esempi, consigliere comunale aperto su questo progetto dell'inceneritore al Cedrian NBC di Santa Lucia, l'aula Cucci vuota, fatta eccezione per sempre i soliti. Allora, e chiedo a voi, in qualità di politici giovani, cosa c'è che non va? Cioè, come mai è sempre più sfaldato questo rapporto tra la politica e i cittadini, nonostante poi cambino, perché prima si poteva dire i partiti hanno stufato, non c'è più fiducia, no, da parte dei cittadini nei confronti della politica, eppure adesso a Civitavecchia governa il 5 Stelle, che dovrebbe essere proprio l'emblema dell'uno vale uno, quindi io non ho davanti un consigliere comunale, ho un altro cittadino, cosa c'è che non va? E chiedo scusa che completo la domanda, vi imputate qualche responsabilità nel non riuscire magari a coinvolgere di più la gente, fermo restando che nel vostro piccolo, nel vostro grande, come Giovani Democratici, lei, se non ha riempito l'aula Pucci, comunque c'era molta gente per Primavera Democratica, e lei con Donne in Movimento, insomma, non c'è un mese che passa senza uno sportello di ascolto per i cittadini. Feuli e poi Galizia. Ma allora, io credo che i cittadini a Civitavecchia in questo momento non guardino al Movimento 5 Stelle come interlocutore politico. Io vedo, ho visto, e questo sono d'accordo sull'analisi che si faceva, perché mi sembra veramente che ci sia un po' di torpore nella città. Io ricordo le amministrazioni precedenti, insomma c'era molta più vitalità, anche molto pubblica. Più contestazione, perché poi venivano anche molto più contestati, però c'era un dialogo, c'era un confronto quasi quotidiano. Adesso invece non c'è, nonostante questa amministrazione non stia facendo praticamente nulla se non danni. Quindi, e come mai, che risposta si dà? Ma
Appunto, io credo che non si vedano come interlocutori politici e che loro si siano molto, a differenza di quello che hanno propagandato, si siano chiusi all'interno del palazzo e si siano veramente barricati dentro, perché come dicevo prima i cittadini non vengono ricevuti, non vengono ascoltati, non ci sono più confronti veri con i cittadini. Ecco, questi consigli comunali aperti che poi diventano un po' lo sfogatoio di qualcuno, ma che in realtà non sono partecipati, come dicevamo, perché sono stata anche l'altro giorno al consiglio comunale sull'ossidatore, era anche 20 lì a dir tanto. Era anche lì semideserto, eravamo noi, insomma, c'erano gli addetti ai lavori, ma poi la città non c'era. Io credo che questa amministrazione sia completamente incapace anche di aggregare, di saper avere un contatto reale con i cittadini, e questo è un problema, e è un problema a cui noi dobbiamo saper dare una risposta. Per quello io dico che, come dicevo in apertura, che il Partito Democratico deve andare oltre. Noi dobbiamo ricominciare a parlare con i cittadini, dobbiamo cominciare a parlare con tutti, con i lavoratori, con il mondo della cultura, con le associazioni, dobbiamo ricominciare a parlare, perché come diceva anche prima Simona, la politica non è occupare per forza una poltrona, non è essere parlamentare o consigliere comunale o consigliere regionale o anche segretario dei Giovani Democratici. La politica è essere al servizio dei cittadini, e noi questo lo facciamo tutti i giorni. Io vedo anche Simona con appunto lo sportello Donne in Movimento, e noi come Giovani Democratici per esempio abbiamo fatto tantissime cose anche per i cittadini, abbiamo fatto delle raccolte, abbiamo fatto tutta una serie di cose proprio per stare al servizio dei cittadini, perché questa dovrebbe essere la politica prima di tutto. Galizia, questo vuoto? Guardi, io trovo la negatività in questa fase appunto di lontananza dei cittadini, ma anche una positività, no? Qui Romiti mi prende in giro, non lo vedo bene, però io sono così. Nel senso che io spero che... C'è un momento casalingo per tutti, dice lei. Sì, no, nel senso che la lontananza che hanno avuto le persone anche per i partiti e coalizioni storiche, quelle classiche, cioè la destra e la sinistra, ha fatto sì che si innamorassero all'improvviso di chi è che diceva appunto, chi gli parlava in pancia, no? Che gli diceva guarda che non arrivi a fine mese. Questa secondo me è una grande palestra anche di sensazioni di di crescita per tutta la nostra cittadinanza. Cioè io spero che i cittadini capiscano che non prendano male questa delusione, perché sono delusi, ma prendano positivamente, perché sia a destra che a sinistra abbiamo bisogno di energie nuove. Quindi credo che questa fase in cui il Movimento 5 Stelle cercherà di amministrare, di capire, di studiare, eccetera, però in realtà questa cosa negativa, quindi che non abbiamo servizi, quindi che ci sia questa lontananza, dall'altra parte credo che il rovescio della medaglia sia un risveglio, una ricollocazazione del ruolo di cittadino nel ruolo quindi politico. Quindi bisogna costruire quindi insomma, in questo senso io credo che arriverà un momento in cui forse le forze che impegniamo io e Claudia forse finalmente potranno avere un piccolo spiraglio. Ad oggi abbiamo detto che non c'è meritocrazia, certo lo diciamo a tutti i livelli, ovviamente non è il caso di Galizia, non è il caso della Feuli che all'età in cui ha è segretaria comunque di un partito, e nel caso mio sono stata l'assessore più giovane della città, quindi non è il nostro caso, ma comunque per arrivare a questi livelli abbiamo comunque faticato, abbiamo messo da parte le nostre carriere professionali e gli amici, e non abbiamo vita sociale perché a volte non ce l'abbiamo. Quello che io dico è questo: in ogni cosa come se mi sento di aver capito, forse, poi mi correggi Claudia, che in realtà noi abbiamo ancora quell'ottimismo, il profumo della vita, direbbe qualche slogan, quell'ottimismo che non stiamo abbandonando. Certo io vi chiedo anche a voi, no, perché questa è una domanda che io vorrei tanto farti, Romiti, quando mai c'è stato anche questo clima così brutto in città, e quando mai, no, nel passato noi giovani abbiamo faticato anche a relazionarci col passato, col presente e col futuro, e quando mai abbiamo avuto anche la responsabilità di avere coraggio di venire oggi qui anche a dire a voi cose che magari altri non hanno detto, cose che magari furbamente qualcuno non vuole dire. Noi oggi siamo qui responsabili della nostra attività politica a dire che io non credo nei complotti politici, io credo che abbiamo bisogno di costruire sia a destra che a sinistra delle realtà, credo che i cittadini debbano ritornare a dare fiducia a degli schieramenti tradizionali che hanno possibilità di avere anche delle competenze che arrivino fino a livello nazionale. A livello nazionale spero che il centrodestra possa presto fare quella sintesi e quel cambiamento in modo tale da poterci dare una nuova casa. Ecco, d'accordo.
Siamo in chiusura, hai preso un appunto chilometrico che mi terrorizza. No, mi terrorizza perché c'è il discorso da fare. Questo mi riguarda da vicino, naturalmente lo giro a voi. Io a voi giovani, al di là della vostra appartenenza, destra o sinistra, imputo soltanto una grossa colpa. È quella di non approfondire le vostre conoscenze, le vostre idee sui temi ambientali di questa città, perché voi siete il futuro di Civitavecchia. Io auspicherei una grande coalizione proprio sui temi ambientali. Sui temi ambientali, no, perché Civitavecchia, oltre al torpore a cui accennava prima lei, cara Claudia, e questo vale anche per lei Simona, Civitavecchia dal punto di vista ambientale veramente non si fa mancare niente. L'ultimo dei casi è quello che chiamano ossidatore, altrimenti detto come? Inceneritore, no? Inceneritore, brava. Poi naturalmente altre cose, quindi abbiamo tutto. Tumori, certo, che aumentano in misura esponenziale. Allora, voi giovani, questa grande coalizione, per spingere, per diventare la forza propulsiva, anche e soprattutto per le vecchie generazioni, e coinvolgerli. La marcia della salute a Civitavecchia, c'erano 300 persone. Io c'ero. Sì, no, ma qui non è il problema di io c'ero, io no. No, certo. C'è il problema. Ma infatti... Allora, siete in grado di fare un discorso di questo genere? Io sono assolutamente d'accordo su quello che si diceva. Era preoccupato Francesca, no, visto? Io credo che ci debba essere un impegno trasversale su questo argomento, come su altri, perché anche sul lavoro, sul rilancio occupazionale credo ci debba essere. Ma non c'è dubbio. Ma sull'ambiente, in questa città, io credo che l'ambiente sia diventata la priorità. Io ho partecipato a varie iniziative anche adesso per quanto riguarda l'ossidatore termico, detto appunto inceneritore, perché non esiste questo termine, ossidatore termico in realtà. Io credo che ci dovremmo impegnare tutti, ma dovremmo anche fare un appello a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a tutti quelli che ci stanno vicini, a tutti quanti, perché Civitavecchia dal punto di vista ambientale ha dato veramente tanto e troppo, e noi vediamo ogni giorno purtroppo quello che ci succede intorno. Ma sta pagando conseguenze drammatiche. Esatto, stiamo pagando delle conseguenze drammatiche, tutti noi, tutti i giorni, tutti i nostri amici, familiari, conoscenti, dobbiamo impegnarci tutti quanti per far sì che questa città la smetta, insomma, di subire scelte che vengono dall'alto. Dobbiamo assolutamente dire no, unirci tutti quanti per dire no, perché se siamo però i soliti 200-300 non possiamo andare avanti, dobbiamo tutti impegnarci, perché su un tema come questo non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è 5 Stelle, lei è d'accordo, c'è Venezia? La nostra salute. Io sono assolutamente d'accordo. Facciamo questo matrimonio destra-sinistra, dei giovani di destra e sinistra sui temi ambientali? No, io e Claudia domani faremo una rubrica sfatiamo i miti di Romiti. No, scherzo, io vorrei sfatare un mito che ha detto, perché noi siamo prego, precisi. Prego, come no? Non ci informiamo, non approfondiamo. No, infatti. Anche su questo assolutamente, cioè, nel senso, non è vero. Noi forse approfondiamo troppo. Ma io sono ospite di Francesco per essere appunto sfatato. Certo, ok. Allora possiamo, no? Ecco appunto. Io dico che Civitavecchia ha dato talmente tanto, che sono però a tal punto sempre tanto onesta da dirle che io non ho mai usato la questione Enel per prendere un voto in più. No, e su questo ci tengo, no, perché a volte non parlare di una questione ambientale in campagna elettorale o non dire la propria, no? Perché io penso pure che ovviamente ho una mia visione di cose, e dico anche che, come dice il geologo Tozzi, mi suggerite se dico qualcosa che non va. Scusi, l'Italia sta investendo tanto su Enel, porto, traffico cittadino, temi ambientali. Temi che ambientali, allora noi ci siamo, noi tutto, ci siamo, no? Noi ci siamo e non siamo anti-ambiente. Quindi figuriamoci, io credo che domenica andrò a votare, voterò in una certa maniera, pubblicizzerò nel momento in cui uscirò dall'urna, e credo anche che l'Italia, ovviamente, come diceva tra l'altro Tozzi, non so se è una notizia, lo diceva pochi giorni fa in una trasmissione, che l'Italia comunque rispetto all'intero mondo sia comunque utilizzi il 40% di energia rinnovabile. Quindi io capisco anche che non mi interessa
complessa della politica energetica fatta sul territorio fino ad oggi. Io ero al liceo, io ero alle elementari, io ero all'asilo, quindi io posso dire quello che Galizia pensa per il futuro della nostra città. Non possiamo avere tutto e troppo in questa maniera, perché non si può, e vediamo che ovviamente arrivano gli effetti e le famose reazioni dopo le azioni che diceva poc'anzi. Io credo che i giovani siano invece la reale, proprio perché indipendenti, no? Perché Claudia è una giovane indipendente, Simona è una giovane indipendente, proprio grazie forse alla fiducia che possono darci i cittadini possiamo davvero portare avanti i reali bisogni anche ambientali della nostra città. Quindi anch'io vado a votare domenica. Okay. Io sapevo che lei è andata a votare. E con questo. Era una cosa. Se vuol sapere come voto, no, io non si può. Non perché, facciamo pubblicità. No, perché poi ci sono delle repliche e corriamo pure in stazione, non se ne finisce più. Perché Si può dire, però. Non lo diciamo, ognuno farà quello che la partecipazione che è sempre bella. Ma sempre, certo. Grazie a Claudia Feuli, grazie a Simona Galizia, grazie a Gian Piero Romiti, grazie anche a voi per averci seguito. A venerdì prossimo, buonasera.